Quello che mi ricordo, e che ho già raccontato, è un insieme caotico di pezzi di vita, mia, dei miei parenti e degli amici miei, e non rendono giustizia a tutto ciò che gli scorreva attorno, a quegli anni difficili, alla mancanza di cibo, di caldo in casa, il bicchiere d'acqua ghiacciata sul comodino al risveglio della mattina, il muschio incastrato negli infissi per non far entrare gli spifferi, lavarsi con acqua fredda. Un bagno caldo durante l'inverno era un miraggio. Ci sono tante piccole cose che andranno dimenticate nel tempo e hanno dato tante piccole sofferenze quotidiane a tutti. Ora, per fortuna, è un po' diverso. Mia nonna materna era un fiore di ragazza, un fiore tra i fiori più belli. Da bambina era una bambola e le belle ragazze si notano di più. E se ne parla anche a paesi di distanza. Anche mia nonna mi ha raccontato qualche storia, ma la sua storia sembra quasi un film. La storia del suo fidanzamento e del suo matrimonio sono diventati quasi leggenda in paese. Nonna è del 1910 e quando era ormai adolescente, nel 25, i genitori ti promettevano in sposa a un ragazzo di poco più grande di te. Se ne occupava il padre, che trovava una sorta di accordo con il padre del futuro genero. Una cosa che era normalissima al tempo. Ci si sposava sempre a gennaio o febbraio, quando non c'era lavoro nei campi, quando era più conveniente. Nonna non era contenta di questo fidanzamento forzato. Era un po' ribelle, anche se al papà non poteva dire nulla, ma si sfogava con sua mamma e le scaricava addosso tutto il suo disappunto, ogni giorno. E sua mamma cominciava a sospettare qualcosa per tutto questo disagio di sua figlia. E aveva ragione. Già da un mese lei si vedeva con un ragazzo di un paese vicino. Dopo messa e dopo pranzo, in segreto, in qualche prato o qualche fienile, lui veniva a trovarla dal suo paese, neanche tanto vicino. Ma si incamminava presto per arrivare quando tutti i giovani si trovavano fra loro. Una simpatia innocente, di quelle che hai a 15 anni. Ma poi la tua famiglia ti promette in sposa ad un altro. E all'improvviso diventi grande. La testa comincia a pensare a come sarà la tua vita, cosa è veramente importante e cosa vuoi veramente. Nonna ovviamente ne aveva parlato anche con il suo amico. Un ragazzo come tanti, ma con un modo di fare gentile, amorevole, con delle premure diverse, quasi da adulto. Si intravedeva già un grande cuore, di quelli che solo a pensarci ti vengono le lacrime agli occhi, perché ce ne sono troppo poche di persone così. Trascorre qualche settimana e il matrimonio che sembrava lontano si avvicina impetuoso come un incubo. E a poco sono servite le lamentele di nonna. Quando il padre decide, c'è poco da fare. Così è. La domenica precedente al matrimonio si rivede con il suo amico. Scappa di nascosto di casa, dato che oramai era quasi blindata questa catena del matrimonio. Corrono al prato, dove ormai si ritrovavano più spesso, da soli, sotto il tiglio, quello grande, che d'inverno comunque sembra ti dia riparo. Lui è strano, un po' taciturno, e quasi balbettante. Mette la mano in tasca e tira fuori una grossa caramella. Si inginocchia e dice: «Ho solo questa caramella. Non ho nient'altro da offrirti che questa caramella e il mio cuore». Allora nonna prese la caramella, la scartò, la divise e fece a metà con lui, in un abbraccio caldo e forte di quel pomeriggio d'inverno, con folate d'aria gelida sui prati gialli dell'erba ormai morta. Da quel momento in poi anche il ragazzo cambiò, gli diede una forza nuova, una spinta che lo portò qualche giorno dopo a fatti e azioni che neanche lui avrebbe mai immaginato. Il venerdì notte il ragazzo si presentò a casa di mia nonna e di nascosto si arrampicò in mezzo ai rovi per arrivare alla finestra della camera. Bussò con una delicatezza infinita e sussurrò il nome di nonna. «Agata! Agata!»
Nonna si avvicinò alla finestra e lui disse: «Sono venuto a prenderti. Vestiti e vieni a casa mia. Tu non ti sposerai se non con me». Lei non aspettava altro che un segno dal cielo, per cui aveva tanto pregato in quelle settimane. E nel silenzio più assoluto prese le sue cose, aprì la finestra. Il vento gelido della notte le sbatté in faccia come una forte sberla che la risvegliò dal torpore del letto. I capelli lunghi si slegarono al fiocco e scavalcò la finestra con la mano del suo amato protesa per aiutarla, come se fosse un passaggio in un altro mondo. Scapparono mano nella mano, per le buie strade e i sentieri del bosco, nel silenzio di quello che stavano facendo. Le loro menti vagavano a ragionare sulle conseguenze di quello che stavano facendo. Ma ormai era fatta. Arrivati al paese vicino, entrarono in casa, ma non riuscirono a non farsi notare dal padre, che allarmato dai rumori di casa si svegliò e sorprese i due giovani. Incredulo sgridò il figlio, ma vista la presenza di questa bella ragazza, quasi un angelo della notte, chiese spiegazioni e il ragazzo prese in mano il discorso con forza e determinazione mai vista. Il padre comprese e disse: «Dormite qui stanotte, vicino al fuoco. Comportatevi bene e domani mattina andrò a parlare con il padre della ragazza». Il giorno dopo il vento si era calmato. Il sole cominciava a scaldare. La primavera era imminente, come un bocciolo verde gonfio che all'improvviso sarebbe esploso nei suoi colori. Tutti e tre andarono a casa della ragazza per parlare con il padre. La famiglia era già in forte agitazione, dato che si era accorta della scomparsa. Praticamente un rapimento in piena regola. La situazione era talmente grave che i due padri, che si riunirono in disparte, riuscirono a trovare in breve tempo un accordo, che in genere economico: dote, campi, vacche, lenzuola di pizzo e legna, un po' di tutto. Il padre di nonna si impuntò per avere delle camicie bianche per sé, ma anche per i tre figli maschi. Forse litigarono più per quello che per altro, ma alla fine ottenne anche le quattro camicie. Mia nonna e mio nonno si sposarono dopo due settimane e ancora oggi mi raccontano che si sono sposati scambiandosi una caramella.